S4 o 350 S4. Ciao, Dani Nazarito. Ciao. Vieni e raccontamela, dai. Vabbè, accetto. Guarda che razza di strumento demoniaco. Siamo arrivati e già mi accoglie. L'aspettavamo. Dai, per piacere. Ciao, molto piacere. Piacere mio, Danny. Allora, lo so, sai. Lo so che non la vuoi qua. E con le lacrime, proprio con le lacrime, ho dato un video, ho messo con le lacrime e si è impietosito. Che come sapete loro sono specializzati su auto di un certo tipo. Esattamente, più su supercar con motori e ho detto, un po' diversi. Che ti porto l'R8 sopra, non me la fai più. E mi hai portato l'antipasto. Esatto. Bisogna nasconderla, che se la vedono la prendono ammazzate qua o... Proverò a proteggerla io per grazie, bene. Fammi un favore, perché questa secondo me con lo scarico giusto merita tantissimo. Sì, il vuoto suona sempre, a prescindere di su quale macchina monta, c'è poco da dire. Quindi, dimmi, la portiamo dietro, portiamola in garage. Infatti, speravo che dicesse portiamola qua ci saranno le macchine belle. Lui mi ha detto portiamola in garage. Portiamola dietro. Ok, poi faccio dire, beh, monta con me e... Certo. È umile, Accettala per com'è, poverina. Gli voglio anche dei grani interni. Hai visto che roba? Come abbiamo fatto... Siamo anche auto d'epoca, 3 settimane fa, 4. Abbiamo fatto una GTO che è stata battezzata, non so quanti milioni d'euro in America. Madonna. C'è un valore, secondo me, è inestimabile. Non ti vedi una cavolata, ma siamo anche sicuramente. Quindi anche metterci le mani è una cosa di un certo. Già, infatti ce le mette mio padre, che sarò lieto poi di presentarti. Ah, volentierissimo, volentierissimo. Allora, qui dobbiamo mettere la macchina. Qua quindi, così? Sì, okay. Adesso sposto quei carrelli lì. Lo faranno loro, ok. Qua c'è il ponte, come esatto. Vedete. Di sicuro la mettono qua e fanno tutto quello che devono fare. Cosa dovranno mai fare? Uno scarico della Madonna. Come li facciamo noi? Aggiungerei. Bravo. Complimenti. Grazie. È sempre sul pezzo, vedo. Cos'è che c'è di sopra? Cos'è questa? Si può far vedere? Questo sì. Ah, ok. Che questa ormai non è più roba proto, ormai degli anni sono passati. Cose che scottano qua, mi ha detto che non è che puoi riprendere tutto. Con un certo atteggiamento anche me l'ha detto, scusa. Se volete possiamo mettere dentro la macchina. Ok. Te la senti? Mi hai appena detto che sei bravissimo, io mi fido di te. Qua ci passo, guarda qua mi hai fatto lo gambetto. Perfettamente. Allora arrivo. Oh Pietro, cosa c'è? Vedo un po' fiappo. Beh, sto caldo qua, dopo che vada. Devi idratarti, è importante idratarsi. Ma se bevo ancora acqua, guarda che la vomito, Perché? Non riesco più. Che succede? Dobbiamo finire, devi finire la macchina che devo... Ma fa caldo ragazzi, fa caldo, ci sono 40 gradi. Caldo io e lui siamo freschi come una rosa. Ma perché non ti idrati? Non ce l'ho io. Non si sta idratando ancora. Tieni qua, dammi 20 minuti. Stammi qua che questa è mia. Guarda cosa ti ho portato. Direttamente, dammi qua che questo è mio. Direttamente dalla fabbrica di Airup. Unboxa il kit completo per te, solo il top. Questi sono gli aromi, i gusti. Non dammi riesco qua a bere acqua, mi dà fastidio per... Con questa ti anneghi a forza di bere. No, guarda bello, che spettacolo. E questa è un'altra di riserva, perché devi essere sempre carico. Ma intanto montiamone una. Prendi questo, mettilo qua. Qui apri, inserisci i flavor drops. Eccolo qua, glielo schiaffi sopra, sollevi leggermente. Io ovviamente ho quella da un litro, perché mi idrato tantissimo, perché devo essere performante in ogni mia azione lavorativa. Non è acqua, assaggia e senti che gusto. Bravo, ti stai già annegando, fantastico! La soluzione migliore per questa estate... Cos'è, pesca? Per no... Bravissimo! Buono. Per non svenire e per rimanere sempre attivo cerebralmente, ma anche fisicamente, negli allenamenti, la sera in palestra e durante il giorno a lavoro, Airup è la soluzione migliore. Ti permette di bere tantissima acqua senza però quel gusto insipido e noioso dell'acqua. E con il codice sconto Danny Summer avete il 10% su tutto. Io qua l'ho già usato. Però se tu il prossimo ordine che fai lo riusi e ti prendi un sacco di... Tieni questo. Questo però per il disturbo. Continuiamo. Idratati. Adesso vado... Perfetto. Ok. E vado a riempirla via. Sì.
Pagagliela però. Questa è quella da litro. Vabbè, la prendo io questa qua. Bella. Allora, per quanto riguarda l'auto, ti do due o tre informazioni. Ora, l'auto è rubata, quindi se ottimo. Puoi non mostrarla, tienila qua dentro. Noi la se, copriamo. Se giri, a te, sostituisci la targa, ok? Certo. Perché se è sotto fermo amministrativo e denuncia per furto. Sarebbe bello, però. Cioè, vedete che proviamo la macchina di paletta. No, beh, per fortuna qua dietro abbiamo una strada chiusa, un bel rettilineo che ci vorrò portare appena passare lo scarico per fartelo sentire. Musica per le mie vecchie sì. orecchie. Che bello, c'erano tutti i ragazzi sorridenti qua sì, dentro. Sì. Passano, no, allora, sorridono, quello... bello, bello, sono contento. Quello che ho notato nell'ambiente che hanno creato in DTS, perché siamo DTS, Tobi Style è il nostro marchio aftermarket, è che proprio, cioè, come ambiente si lavora bene. Fa sì, molto sì. gruppo le persone qua dentro. Questo quello che ho notato in confronto ad altre aziende, fanno davvero molto gruppo. Cioè, tutto quel reparto qua, questi ragazzi, lui, quell'altro ragazzo, li tutti in compagnia insieme, pian piano si sono chiamati. Su questo reparto qua cosa viene fatto? Allora, cosa questo è il reparto proto. Qua facciamo il discorso aftermarket, con i ponti principalmente. E per proto noi cosa facciamo? Chi per lui ci manda il progetto, noi con la società tecnica lo sviluppiamo e poi dopo viene lanciato tutti i vari pezzi e loro saranno i primi a montarlo. Tutti appunto un reparto ragazzi, di una certa importanza qua. Si chiama reparto esperienza mica per niente. Bravo, bravo, bravo. Guarda che scaricaccio in ferro arrugginito! Spettacolare! Che vergogna! Pane per i nostri denti. Dovreste la vedere parte. Le loro facce, sono così. Adesso beh, non tocchiamola perché sarà... No, adesso è calda. Il lavoro in sé sembra tutto abbastanza semplice. La mia paura sono i collettori. Adesso quando... Ma perché? Cioè, che paura hai? Cioè, è il tuo pane, cioè, se non lo fa... Tu o no? Tu, cioè, tu sei ancora i crack. Bravo. Per loro è ok, allora, perfetto. Io vi lascio in pace, lavorare, fare tutto quello che dovete fare. Mi raccomando, La coccolerò. Sì, faccia come se fosse quando un'auto normale di quelle che avete voi, eh? È un'auto normale, dai. L'ho sprezzato, ma ho visto che è un'auto normale. Fantastica. Hai visto qua? Hai ragione, apprezzo. Questa anziana signora può ancora dire la sua. Posso dare il buongiorno quando arrivo e la buonanotte quando vado via. Assolutamente sì. Io ti saluto, ma prima di andare via mi offri un caffè. Indubbiamente. Bravo, andiamo e portami. Io sento solo parole, ma il caffè non lo vedo. Prego. Andiamo. E che cos'è? Grazie ragazzi. Ciao, ciao. Adesso arriva Danny, bisogna che mi do una mossa perché qua non abbiamo ancora finito. E finalmente sono tornato da Tobi Style e già il mio occhio sì. È inutile che fai finta di lavorare lì con le manine sullo scarico che non ci crede nessuno. Sarei appena sceso dall'ufficio, capito, al fresco perché gli ho detto sono arrivato. Cosa stai facendo? Abbiamo un problema. Che non hai niente in mano, cosa siamo, mi metti un adesivo? Ancora qualche pezzo. Ma... Okay. Aspetta, perché non l'ho visto che mi sono avventurato così, me lo stavo spoilerando. Allora, vedo già della cattiveria. E che cattiveria direi anche. Quindi abbiamo tenuto lo stile. Abbiamo tolto quelle due casse da morto che c'erano qua, facendo respirare un po' più di giro. Sì, perché andavano a riempire tutto questo vano. Esatto. E abbiamo tolto quell'altro silenziatore grosso che avevi qua al centro, sostituendo con queste due bombolette, diciamo, Madonna. Di vernice. E dato che nel primo montaggio ci siamo accorti che sfiammava la macchina, aggiungiamogli un altro silenziatore perché... E perché hai tarpato le ali di questo aquilotto? Perché sennò al casello se c'era la polizia ti facevano tornare indietro e andare a fare la revisione. Ah, ma non posso fare le fiamme? Non lo so se sia proprio così legato. Ah, non si può neanche al casello? E infine, con questo? Abbiamo un po' spezzato il flusso dei gas e quindi abbiamo tolto queste fiamme. E ti abbiamo tolto i catalizzatori che vedi appena dopo il collettore. Ah, e quindi anche qua respira la macchina. Ma adesso respira. Tira delle boccate d'aria che sta... Questo è importante. Allora, come avete sentito, l'auto è ancora con i suoi catalizzatori, lo scarico è perfetto, completamente tutto, come deve essere? A norma. A norma. E respira da Dio, che era la cosa, è la prima cosa che gli ho detto a Nicolò, ieri col ti ho detto. No, alla prima accensione arriva tanti sembravano gradi. I polmoni di un fumatore. Mi ha sparato addosso della roba che sono andato a casa a lavarmi subito. Vedi che sono pericolosi. E guarda quanto spazio abbiamo dato, guarda quanto si raffredda questo. Quanto si raffredda anche sì, c'è tutto l'albero di trasmissione, ma qua è incantevole. Quanto è libero
quell'aria entra, raffredda tutto. Se c'erano, se non c'erano quelle due affari là, le fiamme proprio venivano portate, esatto, shum, tipo a metri. Purtroppo la legge ce lo impedisce. No, 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 ci mancherebbe. Fino a quello che si può. Fa tanto baccano. E lì ti abbiamo fatto la versione solo tubo, se dopo vorrai provarla, senza quei silenziatori qua. No, una... aspetta, aspetta, plot twist, un attimo. Un attimo. Eh sì. Cosa sta succedendo qua? Cioè abbiamo la versione silenziata per poter girare, almeno per poter arrivare a casa. Permette, vorrei fare un po' di marchetta. Prego, prego. E mantenere la scritta. Di cosa stiamo parlando? Ma io la ostento con grande orgoglio. Questa, diciamo, è la modalità evento. Esatto. Show car. Pronta appunto per il tuo grande evento. Oh, vieni. Alla grande. Ah, no, certo. Beh, perfetto. Con le M2. Ovvio. Anche se ho finito anche la marmitta. Complimenti. Noi ve la metto la targhetta qua. La vuoi con il numero 1 o pulita così? Bella. Pulito. Sì, uno. Sì. Come si attacca con un po' di biadesivo? Sì, sì, alla grande. Ma sul serio posso portarmi a casa questo? Certo, fate a posto. Cioè, questa farà del male. Sì. Non ci stavamo in capannone. Ti dico, abbiamo venuto a provare fuori perché non ci stavamo in capannone. La gente veniva dall'ufficio su a sentire la macchina. No, impazzisco. Ascolta, allora mettiamola e sentiamola accesa. Certo. Ragazzi, questo scarico è... Cioè, non ho parole. Cosa che non ti ho detto, quando è venuto a cambiare lo scarico, dato che avevi i sensori di catalizzatore e tutto, noi ti abbiamo rimappato la centralina, mantenendoti però qua la tua vecchia. Quindi se tu in futuro vuoi, questa è una cosa... Avrai una trentina di cavalli in più. Nel caso in cui, penserai in futuro di comprare lo Stage 2, un pile ancora più spinto, quindi con 40-50 cavalli, lo puoi comprare da questi signori qua, okay. Contatterai noi, ti inviamo il file rimodificato con lo Stage 2, lo carichi qua, via OBD, lo rimetti dentro e hai... Sì, assolutamente, ma ci mancherebbe altro. Vado a mettere questo in furgone prima che cambi idea. Brava. E questa è la silenziata! Dio santo, non stai semmai di tubo dritto! Tranila, giri, senti adesso! Proprio lineare, sale perfetta. Assurda. Hai preso paura, eh? Di quei scoppietti in mezzo ai capannoni. Ma... Amici, che dire in questa bellissima giornata di sole? Vedo il tuo sorriso, quindi io sono contento. Ci siamo riusciti, abbiamo fatto uno scarico. Io l'avevo detto, questa ragazzi la portiamo a casa, se gli si fa uno scarico come si deve, canta come un usignolo. E chi? Se non Tubistyle poteva farla esaudire cantare. Questo desiderio e farla cantare. Sono contento. Io sono contento a metà. Perché possiamo anticipare che il nostro prossimo progetto sarà ancora più cattivo. Alert spoiler. Immagina cosa, se questa canta, cioè l'altra cosa fa? Un drago sputa fuoco. Ebbene sì ragazzi, perché stiamo lavorando per il progetto R8. E io sono... Ascoltate, la porto domani. Vado a casa, metto giù questa. Anzi, dammi... Prima andrei a pranzo. Andiamo a pranzo. Grazie. Porto a casa questa. E domani mattina sono qua con l'era. Dai, monta su che andiamo a mangiare. Oh, paghi tu. Per forza. Ah, però non ho qua. Più un euro io. Servizio completo. Si leghi la cintura. Non ho il tempo.
Wow! Wow! So che è l'occhio del più inesperto. Non tu, tu. Lui hai capito? Sì, l'altro. Ma quello lì, tu, sì. Ti sembra uguale, ti diciamo sembra. Diciamo che se ritornano indietro nel tempo, noi di queste cose ne avevamo già parlato. Sì. Tanto tempo indietro. Questo è quello che volevo. Questo è quello che volevo. Pietro ancora una volta dentro il mio cervello sa quello che voglio. C'è un S4. Lo applica. Molto pacata. Se schiacci, schiacci. E non ci ho pensato, tu mi stai. Noi, nel frattempo, ti abbiamo fatto questa parte della griglia frontale, quindi la parte della targa, nero, nero opaco, in modo che vada un pochino a sparire, si colleghi alle due prese d'aria che hai di fianco. Fatto benissimo. Che prima era chiara e quindi si vedeva molto questo. Era tutto in tinta. Sì. Noi non abbiamo voluto, per scelta, colorare tutta la griglia, esatto. Come magari è stato fatto su S5, che è un'auto che punta al futuro. Sì. Qui abbiamo rispettato sì. Le cromature, perché i colori. Le tinte, questi colori primi anni 2000. Si ripetono tanto, quindi se ne tocchi davanti bisogna toccare tutto quanto, quindi non conveniva. Posso dire una cosa, forse tu sei abituato perché è una settimana che ce l'hai qui. Diciamo che quella schettina 4 litri l'abbiamo un pochino sistemata perché era un po' cotta, un po' rovinata, un po' traballante, un po'. Quindi tirata giù, restaurino, visto che spariva nera, spariva un pochino, gli abbiamo dato un po' di flash. E questa scritta 4 te l'abbiamo ripetuta sulle fiancate. Ma andiamo a vederle. Seguimi, Chiara. Guarda che roba. Guarda. No, cioè, no. Pazzesca. Allora, è una stupidaggine. Cioè, è una scritta 4. Sì. Ma Gesù santo, si è indovinata. Lei la voleva. Me l'avevi proposta sull'S5. Ti ho detto sull'S5 no, perché è troppo moderna. Lei è giusto che abbia la sua scrittina 4. E quando apri la portiera, la vedi. Rimane comunque lì. Eh sì. Cioè, sempre attaccata. Sì. Pazzesco. Poi vedrai la carrozzeria che è molto più brillante di quando me l'hai portata. Se tu la guardi bene, c'è una cosa bellissima su quest'auto. Cioè sulla parte posteriore, Boris ha perso un po' di ore e ti ha ripristinato la carrozzeria, sigillandola. Ma dove dietro? Dalla portiera anteriore fino a dietro. Caspita. Lucidata, protetta con un nano ceramico e la vedi che è molto brillante. Sì, la vedo. Ma? Frontalmente, potevamo fare solo un nano ceramico? Visto che sei così geloso di questo blu che ti piace tanto, che è prima vernice e lo vuoi mantenere. È introvabile! In Italia non è mai arrivata l'S4 con questa colorazione. Bene. Proprio per questo, Boris. Muso, cofano, fianchetti, fari e listello. Questo listello. PPF trasparente. Come questo listello, quell'altro no? Sì, da entrambi i lati. Cos'è PPF? PPF. Paint Protection Film. Quindi adesso il tuo muso è armor. Non puoi farci più niente, non puoi più rovinarlo, non puoi più danneggiare nulla. Ed è invisibile. Prendi questo. Prendi questo. Facciamo un test. Faccio vedere cos'è il PPF. Oh signore! Oh, ma... Capito? Non abbiamo. Non si è bucato? No. Questa cover, chiamiamola così, sì, questa protezione. Protezione, sì. Protegge sassi. Sassi. Sporco. Sporco. Soprattutto UV, perché è anche una protezione UV. Quindi il tuo colore invecchia molto più lentamente. Come padrone. Esatto. Importante. Mentre invece, fanali. PPF leggermente oscurato, che tu non lo noti, no. Perché è proprio leggermente oscurato. Questo fumé, questo oscuramento leggero aiuta a svecchiare un pochino il faro. Cioè dentro c'è una piccola puntina di grigio, di blu, che toglie quel tono giallo che hanno i fari dell'epoca. La proprietà del PPF è anche che è autorigenerante. Giusto, è vero. Cosa vuol dire? Come le meduse, è immortale. Cosa? No, sai che molte volte si dicono no spazzole, no, non andare sulla ghiaia, non andare... Teleste. Questa tu puoi strisciarla, però il bello è che poi tu la metti sotto il sole. E si tira. Sì. Si autorigenera. Quindi tu ogni giornata di sole, ogni un pochino di caldo, tu hai la macchina tirata. Naturalmente si può fare una protezione completa, ha un costo importante. Ah bene, ecco, adesso arriva il punto. No? Perché? PPF è una protezione che costa, ma vale tutto, perché come ti ha dimostrato Boris è difficile danneggiare l'auto con il PPF. certo vale ed è tutto. Per questo che ti ho ma voluto quanto bene costa? Ti ho voluto bene, mi sono fermato qua perché potevo farla tutta. Quanto costa un lavoro così? Diciamo che una musata può andare dai 2000 ai 2005 più IVA. A posto così, allora questi secondo me resistono perché bello. Comunque è alluminio. Sì, quello è alluminio. Questo se tiene. Vuoi c'è anche il PPF per i vetri. A posto così, c'ho la polizza cristalli. Ok. Grazie, okay. Allora grazie perché comunque lo sai, Madonna santa, bellissimo.
Molto bello, e ti ringiovanisce l'auto parecchio. E certo, certo, fammi anche a me un po' di PPF. Altra cosa che abbiamo fatto. Ehi! Tu mi hai lasciato giù l'auto con lo scarico appena fatto, no? L'ho visto, l'ho visto. Ero curioso di vedere com'era fatto, quindi ho smontato un pezzo. Gli ho detto, guarda che mi hanno dato anche la versione proprio ammazza. Mi piace molto come suono, ma avevo voglia di toglierlo e sentire com'era la versione quella. Quindi io ti dico, sincero, l'ho montato, ho girato il quadro, l'ho accesa e già lì ho detto, boh, spegni un attimo, la voglio sentire un pochino più viva, perché qua dentro se lo faccio probabilmente perdo l'udito. Di conseguenza, se vuoi la portiamo fuori, andiamo a fare un... Cosa vuoi fare? Intanto fammela accendere, che adesso voglio cercare di capire di che cosa stiamo parlando. È che ho paura ad accelerare, perché secondo me pesta. Ho fatto 1200 giri. Sì, sì. Ma è per questo... Allora, cos'è quello lì? Un fonometro. 121 decibel a 2000 giri. Quant'è il limite? 90, credo. Quindi a 1000 giri posso girare? Sì. In folle? Sì. Quindi è a posto? Al minimo sì. Non so se si è percepito, ma è cattivo il suono. Qua sì. Dentro ha rimbalzato, sì. Cioè proprio detto, ti taglia le arrogante. Orecchie. È chiaramente uno scarico da evento, da raduno, sì. Tutto a caso. Sabato, e voi già lo sapete, anzi molti di voi forse già l'hanno sentita. Speriamo. Il Danny che state guardando adesso è un Danny nel passato e non sa quello che succederà all'evento. Ma io credo che questa sia una configurazione da testare all'evento. Ciao. Vi salutiamo così e vi lasciamo qualche immagine. Ah, glielo fai vedere? Glielo faccio vedere, al limite faccio io col telefono. Fa paura. Sì. Questa fa paura. Fa paura. Lasciamola lì dormire. Questa che fa paura. Senti che roba. Allora, potete scegliere in questo momento S4 o S54. Chi è che entra qua? No, devi entrarci tu. Vai, non accelerare, accendila al minimo. Avete sentito quanto basta intervenendo solamente sullo scarico per farla sembrare un drago sputafuoco? Si sentiva più del GT2. Allora,